Procura e Corte dei Conti vogliono vederci chiaro sul villaggio mappa dei Vigili del Fuoco costruito all'Aquila nel dopo terremoto. Sia i PM che i magistrati contabili stanno indagando dopo due denunce presentate alla Procura e alla Corte dei Conti. Occupazioni abusive, utenze non pagate, assegnazioni stabilite con criteri poco trasparenti. Accuse tutte da dimostrare, ovviamente, ma che se veritiere getterebbero ancora ombre sulla ricostruzione post-sisma. Il villaggio è costituito da 24 MAP e si trova su via Panella. Fu costruito, lo ricordiamo, con i fondi della Protezione Civile per dare una risposta abitativa ai vigili che erano rimasti senza casa. Ma secondo le risultanze, ovviamente da verificare, nei MAP ci sarebbero famiglie che per ora non avrebbero più titolo ad esserci, avendo riavuto la loro abitazione. In alcuni casi, alcune case sarebbero state addirittura cedute dagli assegnatari a parenti senza che ne avessero alcun titolo. Nelle denunce presentate si farebbe riferimento anche a bollette non pagate negli anni per migliaia di euro e addebitate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. I magistrati stanno indagando anche sulle modalità con le quali i MAP erano stati assegnati all'epoca. Il regolamento redatto prevedeva infatti che per accedere alla graduatoria fosse necessario avere una casa inagibile, non possedere altri immobili agibili in un raggio di 50 km ed essere in servizio all'Aquila, più tutta una serie di altri requisiti sullo stato di famiglia e su alcuni presunti abusi edilizi si indaga che sarebbero stati commessi all'interno del villaggio.